Buongiorno amiche, buongiorno amici. Siamo a sabato e sono le... vi faccio vedere. Le 7:15, perché non c'è un sabato e una domenica che noi dormiamo. Mio marito alle 6 si è alzato, quindi io ho sentito che si era alzato e sono stata nel letto fino alle 6:20, 6:30, non me lo ricordo. E quindi niente, mi sono alzata e ho pulito casa piano piano. Questa mattina ho dato la scopa per terra perché essendo presto non volevo fare rumore, quindi ho dato quello e ho dato lo spray mop e naturalmente pulendo, dando la polvere e pulendo le superfici non è che si faccia rumore. Però comunque volevo far vedere che anche la mia vicina è già sveglia da un pezzo, ecco. Quindi anche lei sbatte, ce n'è da raccontare. Allora, noi, come potete vedere dal mio outfit, stiamo andando in spiaggia, è una bellissima giornata. Abbiamo deciso di andarci oggi perché è bello e domani invece stare a casa perché è brutto. Scusate la mia faccia, ma sono proprio struccata. Io sono una di quelle persone che quando va in spiaggia sono proprio struccata, non metto matita, non metto rimmel, quasi spesso il rimmel, dico una bugia, però oggi non ho voluto mettere niente. Allora, volevo farvi vedere che ieri sono andata, prima di andare a lavorare, sono passata dai cinesi perché volevo prendere la cover per il telefono, ma non ho trovato nulla. E siccome ho i contenitori per i cereali, che sinceramente a me non è che piacciono, non mi sono mai piaciuti, ma li ho presi perché mio marito stressava, li ha voluti prendere per chiudere quell'angolino lì e li ho presi. Mi sembra troppo una cosa molto plasticosa, però li ho presi. L'unica, una delle cose che mi dà più fastidio, a parte loro, è il fatto che quando si mangiano i cereali continuano a cadere delle briciole. E allora ieri ho visto queste ciotoline in... lì sempre dai cinesi, in porcellana, non mi veniva il nome. Le volevo prendere in rosa, però ce n'era rimasta solo una e quindi le ho prese in queste fantasie qui, ve le faccio vedere. Eccole qui, vedete, sono all'interno nere e esternamente grigie, in modo che ogni volta che mangiamo, facciamo colazione, le molliche, le briciole rimangano all'interno della ciotolina, perché sennò, come potete vedere adesso un po' pulito, mi vanno proprio qui sopra anche all'interno, o sennò mi sporcano tutto il top della cucina e a me fa venire una rabbia atomica. E quindi ho voluto prendere quelle due ciotole che comunque si abbinano al resto delle cose che ho sulla cucina, anche perché appunto l'interno è nero, questo tende a essere un po' sul marroncino, così riprende le cose in legno che ho. Volevo farvi vedere che è arrivato anche il barbecue, come dice mio marito, barbecue elettrico, e l'abbiamo appena montato, è carino, l'ha preso su Amazon, vedete si apre, e non lo so, io non lo conosco, non so come funzioni, però credo che all'interno ci sia un piccolo contenitore dove si deposita il grasso e quindi si pulisce così tranquillamente. E questo è il barbecue. E niente ragazzi, adesso io porto fuori Tommy, scusate se balbetto invece di parlare normalmente, ma sto ancora dormendo. Allora, adesso porto fuori Tommy, così dopo ci finiamo di preparare e andiamo a fare colazione in spiaggia. Se c'è posto andiamo in una spiaggia che spesso l'anno scorso abbiamo frequentato, è bellissima, 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 solo che è sempre piena perché è bellissima. Quindi se riusciamo a trovare un ombrellone, può darsi di sì oggi che è sabato, la domenica quasi mai, quindi ci proviamo, facciamo colazione lì, vi faccio vedere lo spettacolo di quella spiaggia.
Questa, ragazze, è la mia colazione, pancake con frutta. Anzi, siamo a pranzo e guardate la meraviglia di questo posto. Cioè, io il terrazzo lo vorrei fare così, ma mio marito non vuole. Ma io insisterò perché vincerò, vero? È la fase di quello che sicuramente perde. Prega. Prega. Allora, abbiamo ordinato e fra un po' arriverà il pranzo. E niente, io la faccio sconvolta, però comunque è un posto stupendo. Bello, bello, bello. Ci vediamo. Ragazze, stiamo tornando a casa, sono le 15:20, sempre prima, ma mi manca Tommy e Ken, ho bisogno di andare a casa e stare un po' con loro. Allora, anche oggi ho vinto io, sono nera io di mio marito e lui è sempre più arrabbiato. Quando torniamo a casa dal mare, lui è arrabbiato nero. Perché sta ore e ore e ore sdraiato, si alza e fa, sono nero. Sono abbronzato, vero? Io, sì, sì. Sono nero e poi lui si arrabbia perché mi guarda e sono più nera di lui. Almeno in questo ogni tanto. Anch'io vinco in qualcosa. E niente ragazzi, adesso andiamo verso casa e o ci vediamo più tardi o al massimo ci vediamo domani, perché volevo unire il sabato e la domenica a questo vlog. Buongiorno, siamo a domenica. Dopo ieri sera non abbiamo fatto nient'altro, siamo state a casa, ci siamo rilassati, abbiamo fatto la doccia e quindi non ho girato nulla. Adesso siamo domenica mattina, sono le 8:40 e sono pronta. Ho messo questo vestito già di un paio d'anni, non so se riuscite a vederlo. L'ho presi dai cinesi, intanto scusate ma c'è un cagnolone, l'ho presi anche in altre colorazioni perché è molto fresco, si lava senza stirarlo e si mette addosso tranquillamente, è un pezzo unico ed è, gli ho adattato le sneakers per stare più comoda. Allora, adesso porto fuori Tommy, sapete, e noi andiamo prima di tutto a far colazione perché abbiamo una gran fame e poi andremo a fare la spesa, anche se oggi, non so se l'avevo già detto ieri, andremo a vedere al negozio della Bennett, del Bennett, che è sempre un ipermercato qui nei paraggi, dove vendono delle tute della Happiness a prezzi bassissimi e quindi me ne vorrei andare ad acquistare una, perché sapete che io d'estate amo tantissimo stare molto comoda, quindi tutte, vestiti così, e non amo vestirmi molto molto carica. Allora vado perché Tommy è già qui che scalpita e ci vediamo dopo. Allora, abbiamo fatto la spesa, sono andata a prendere anche i pantaloni e appena arriviamo a casa ve le faccio vedere. E però adesso, niente, persone che camminano in mezzo alla strada, proprio in mezzo alla strada. E adesso andiamo a casa, portiamo la spesa e poi torniamo indietro perché ci sono i miei genitori, quindi pranzeremo con loro.
quindi faccio una cosa molto veloce, magari metto a posto le cose che devono stare nel freezer e nel frigorifero e poi torniamo subito qui così pranziamo con loro. E quando torniamo a casa vi faccio vedere i pantaloni, poi un'altra cosina carina che ho preso sempre qui all'Iper Conad. Ecco laggiù mio papà e la mia mamma, distanziati. Se sanno che li riprendo mi uccidono. Ecco la mia mamma, ecco mio papà. Eccomi qua, siamo tornati a casa e alla fine noi non abbiamo pranzato, hanno pranzato i miei genitori perché noi abbiamo fatto colazione tardissimo e quindi sono le 13. Ormai le 12.59, quindi stiamo mangiando, ci stiamo organizzando, facciamo una grigliata, io e mio marito, lui mangerà la carne, sapete che io mangio invece l'hamburger di soia, che me lo sono preso prima al supermercato perché li avevo finiti, però non vi ho fatto vedere lo svuota la spesa perché sono sempre le stesse cose, magari ve lo farò vedere in un prossimo video. Allora vi faccio vedere i pantaloni che ho preso, li ho presi gialli, uguali a mio marito, infatti dopo li andrò a lavare insieme così sono sicura che non mi scoloriscono nulla. Allora, il negozio dove l'ho preso è Ti Vesto Io, non so se ci sia anche in altri punti, in altre regioni, sto già pensando a quello che devo fare di là nel frattempo. E, quindi vi faccio vedere i pantaloni, vi ricordo che sono della Happiness e li abbiamo trovati in offerta a un prezzo buonissimo perché mia figlia utilizza molte cose della Happiness, hanno dei prezzi abbastanza alti, invece questo qui l'ho trovato in offerta. Allora, il pantalone così è un po' grande, solo che mi piacciono grandi, ho preso una S, forse ci voleva la XS perché sennò c'è anche la XXS, comunque io ho preso la S. I pantaloni sono questi, adesso forse con questa luce vedete c'è scritto Happiness qui e hanno l'elastico in fondo, sono lunghissimi, però io li piegherò perché non lo so, o se no me li farò tagliare, comunque si fa fatica perché c'è il sole. Comunque i pantaloni sono così, hanno un'ampia tasca davanti come potete vedere e dietro sono normalissimi. Allora, questi venivano perché mia figlia li ha pagati così tempo fa, 69 euro, come potete ben vedere. Noi invece li abbiamo pagati, perché comunque li hanno sempre in offerta, a 29 euro, e quindi l'ho preso uguale a mio marito, così quando andiamo in spiaggia facciamo i due canarini. In più volevo farvi vedere che all'Iper, quando prima siamo andati a fare la spesa, ho preso una borraccia da portarmi al lavoro. Siccome io ce l'ho già in plastica, ma sapete benissimo che piano piano cercherò di eliminare tutta la plastica dove posso, farla eliminare anche da mia figlia e anche da mio marito se riusciamo, e ho preso una borraccina, questa qui in vetro, non so se potete sentire, e ha il tappino così in acciaio, ha il foro per bere, perché tanto noi non abbiamo il tempo neanche di prendere il bicchiere, quindi mi attaccherò alla sua presa, ed è molto carina, vedete, fatta tutta così a fiorellini, e questa qui l'ho pagata solamente 1,99 euro, quindi come prezzo ottimo. Adesso la vado a mettere in lavastoviglie, così domani quando vado a lavorare è pronta. Ho già steso la lavatrice delle lenzuola prima, perché sta per arrivare un temporale pazzesco, come dico sempre io. Adesso vado a lavorare, perché Sabrina? Vado a lavare entrambi i pantaloni, adesso vi faccio vedere anche l'altro di mio marito, entrambi i pantaloni, così sono sicura di non scolorire nulla. Eccoli qua ragazzi, cioè solo chi ci vede in giro con questi, però sono molto belli, mio marito li voleva anche verdi, ma li avevano finiti, arriveranno, e sicuramente andrà a prenderseli anche verdi. Allora ragazzi, vado a mettere questa in lavatrice e ci vediamo dopo. Thank you.
Peperone, faccio solo uno perché tanto siamo solo mio marito, adesso vado a togliergli anche quelle parti bianche che sono quelle un po' più pesanti. E niente, il barbecue è acceso, così faccio cuocere prima questi, cioè mio marito fa cuocere prima questi e poi il resto delle cose. Allora, la tavola è pronta insieme ai nostri panni e laggiù mio marito sta facendo andare la carne con un po' di fumo e lì c'è Ken che ha la gamba tutta a penzoloni e niente, adesso tiro fuori la mia carne di soia, così la metterò un po' lì sopra, giusto per sembrare che anch'io mangio la carne alla griglia. Comunque è molto carino come tipo di barbecue. Mi sento sempre scema quando dico la parola barbecue, non so perché. Comunque, vedete, è elettrico, va con la corrente, è piccolino, quindi non è molto ingombrante e lì si appoggiano i cibi che devono cuocere o che sono già cotti. Ma scusi, lei, le sembra la posizione questa? Sta proprio bene, vero? Amore? Amore? No. Allora, la carne sta cuocendo, fa leggermente un po' di fumo, ma neanche tanto. E mio marito dice che ha fatto molto bene, vedete lì c'è proprio la base per tenergli i piatti. Comunque è fatto bene, adesso vediamo come si comporta. E l'hai preso su Amazon, vero? Sotto nome barbecue elettrici. Sì. Ok. La marca Esteba. Marca Esteba, questa marca qui. Oh, pranzo finito, adesso vado a sparecchiare fuori, c'è ancora mio marito che si sta rilassando un po', io devo finire di mettere a posto alcune cose per quanto riguarda la spesa, insomma in casa c'è sempre del casino, però se una casa è vissuta è normale che ci sia un po' di disordine ed è meglio così perché non dà quel senso di freddezza, invece quando c'è un po' di disordine, quando non è iper perfetta, vuol dire che è una casa vissuta dove c'è tanto amore, almeno secondo me. Allora io ragazze vi saluto perché mi sta venendo un gran mal di testa, quindi sparecchio, dopo stendo i miei pantaloni sperando che siano rimasti gialli, ma sono in due, dovrebbero essere rimasti gialli, sparecchio, metto sulla lavastoviglie, mi cambio, mi metto fuori in terrazzo e fino a stasera non mi muovo, ma neanche se scoppia una bomba. Si scoppia una bomba? Forse sì. Comunque ragazzi vi saluto, vi mando come sempre un bacio enorme, grazie alle tantissime nuove iscritte e se vi va, sempre solo se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche mie.